Spero poi tenga botta. Ha scattato? Sì? No. Già andando? Io sto già andando. Ciao ragazzi! Ciao! Da Cacciatore Rosso, oggi ci troviamo in una location, uno spot un pochettino diverso dal solito e ci troviamo in un lago, in una cava. In una cava, ex cava di estrazione di sabbia, quindi non il classico laghetto a pagamento carpodromo, si tratta di un lago abbastanza esteso, 6 ettari di dimensione, profondità che varia subito attaccato riva nell'immediato 2 metri per poi scendere fino a profondità abissali. Quindi cosa troviamo qua in questo lago? Carpe di tutte le dimensioni, carpe regina, carpe specchio, qualche cuoio veramente oversize, speriamo magari arrivino a tiro di canna. Allora, oggi appunto, essendo in uno spot di questo genere, Cacciatore Rosso si dedicherà alla pesca, ovviamente quella che si fa in lago, quindi non sarà una ricerca attiva come normalmente facciamo lungo i canali, ma sarà una ricerca un pochettino più statica. Per questo ovviamente dobbiamo andare a utilizzare quelli che sono sistemi di pasturazione che vengono utilizzati nel carp fishing, nel ledgering, nel feeder, nella pesca al colpo, e nello specifico oggi utilizzeremo un po' di pellet di diversa misura. Per quanto riguarda quello che è questo come pellet, sarà circa un 6-8 mm. Abbiamo anche un pochettino di pellet anche galleggiante, in funzione ovviamente di quelle che sono le attività del pesce. Intanto attività, nel frattempo ne è saltata una. A questo punto io affronterei un pochettino il discorso dell'attrezzatura. Entriamo nello specifico, esatto. Tu cosa ti sei portato, Fede? Io ho la 9 piedi coda 7 Cacciatore Rosso con coda floating 7 e almeno 100 metri di backing, perché comunque qua le carpe tendono a partire verso il largo, non avendo strutture, non avendo ostacoli sommersi, tendono a partire verso il largo e buttarsi in profondità. Invece tu? Allora, io sono un pochettino più light, come ben sai sono un pochettino più amante della pesca leggera e spero di non essere sottodimensionato, visto anche la taglia che mi hai detto che ci può essere qui all'interno. Comunque 9 piedi coda 6, ho una coda sempre galleggiante, ho un finale sempre sul 1,60-1,70 m. Come tip ho utilizzato uno 0,28 in questo caso. Quindi tu peschi più leggero ma più con leggero, un finale più grosso. Io dello 0,25. Ottimo. Quindi sono più pesante di coda e di canna, ma sono più leggero di tip. Il tip, perfetto. Mulinello anche io ho caricato abbastanza baking. Esatto, però hai anche la versione hard. Certo. Allora, oltre a questo, visto che non sapevo cosa ci poteva essere dentro questo lago, ho detto parto con quella leggera, ma poi ho portato dietro anche una canna un pochettino più pesante. È una 9 piedi coda 8, ho una coda, in questo caso ha la punta affondante, è una punta che in realtà questa qua si potrebbe utilizzare anche per la pesca in lago con i chironomi, però questa mi permette di arrivare un pochettino più in profondità e quindi in quel caso vado ad accompagnare all'esca il pellet appunto che stavamo facendo vedere, un pellet bello affondante, quindi una pesca in questo caso molto molto più lenta, quasi esatto, del tutto esatto. Ferma. Una cosa ovviamente importante da sapere, visto che nel mondo della carpa mosca noi andiamo a variare sempre quelle che sono le esche in funzione della stagione, parlando di acqua libera, la pesca in laghetto, lago, cava, che sia con pasturazione, a parere tuo, Federico, ha una stagionalità? Ci sono periodi in cui le carpe mangiano in un modo, mangiano in un altro? Ma direi che per la mia esperienza in questo lago, in questo periodo, soprattutto al periodo estivo, la pesca a galla è una pesca che può dare grosse soddisfazioni, altrimenti comunque la pesca in caduta, la pesca statica su pasturazione è sempre vincente. Fede, questo lago normalmente le catture le fatte da fermo, le ha avute anche recuperando il pellet o comunque quella che è l'imitazione che utilizzavi? Diciamo che principalmente la pesca è statica al 100%, okay. Capitano a volte occasioni in cui il pesce è particolarmente attivo e quindi animare leggermente la nostra mosca, la nostra esca, può risultare vincente, però diciamo che un 90% la pesca è praticamente ferma. Ferma e statica, ferma e statica, okay, sì. Perfetto. Allora, per quanto riguarda, visto che abbiamo toccato l'aspetto sia attrezzatura che dello spot, di quelle che sono le code che utilizziamo, affronterei il discorso esche. Esatto. Che esche utilizziamo oggi? Oltre al discorso appunto pasturazione e quant'altro, limitazione, che cosa dobbiamo costruire? Allora, oggi
Principalmente utilizzeremo delle grosse imitazioni di pellet montati sempre su ami tucker fishing, mi raccomando, perché devono essere ami particolarmente robusti. Gianpaolo ha una grossa imitazione di color marrone montata su amo banano, io ho una grossa imitazione di color nero montata sul classico round o group, sempre leggermente appesantite per accelerare la fase di caduta, okay, in modo da entrare in pesca praticamente il prima possibile, il più velocemente possibile. Oh. Allora, abbiamo toccato l'aspetto esche e ovviamente noi oggi affrontiamo il lago col pellet, con l'imitazione di pellet, perché qua funziona questo, esatto, in questo periodo. Esatto. Abbiamo la possibilità di proporvi anche una confezione di questo tipo, chiamasi Carp Feed Pond, esatto, dove si trovano al suo interno diverse esche, diverse imitazioni. Qua vedo per esempio che ce n'è una che è appunto quella che stai utilizzando, che è l'imitazione del pellet. Dopodiché si può stare tranquillamente anche su imitazioni appunto color nocciolina, per andare a imitare il biscottino. Esatto, biscottino, comunque anche grossi pellet galleggianti. Ottimo. Nei ottimo laghi dove è consentita la pasturazione col pane, sì, abbiamo l'immancabile Bread fly. La bread fly penso che sia tra le esche più micidiali anche in acqua libera, dato in base anche come sono abituate le carpe, perché c'è da dire che bisogna vedere come sono abituate. Come sono abituate, carpe, esatto, come sono abituate. E poi qua l'imitazione gialla, che può andare a imitare la classica polentina, il ciuffetto, sì, il fiocchetto di chicchi di mais, oppure un'esca colorata, un pellet colorato, una piccola boiless innescata, sì, può andare a imitare un po' tutte queste cose, anche voi in base le carpe, esatto, alla condizione della luce, condizione meteo, e sempre condizione in base, questo comunque te lo rubo, ottimo, sempre in base anche a come sono abituate le carpe nel lago in cui stiamo pescando. Non è la classica pesca incalata, ma si tratta di pesca con la nostra mosca, con la nostra imitazione appunto di pellet, perché entrambi siamo armati di imitazione di pellet. Quindi una presentazione è una pesca praticamente statica, fermi. Si lancia, si lascia affondare la nostra imitazione di pellet, si pastura leggermente con qualche piccola cucchiaiata e si rimane in attesa. Allora, visto che abbiamo affrontato il discorso appunto esche, a questo punto affrontiamo l'aspetto un pochettino più specifico dell'attrezzatura che ci dobbiamo portare appunto dietro. Una cosa da non sottovalutare, anzi in tanti laghi è obbligatorio, un matersino. Matersino da carp fishing. Sì. Ne esistono di un milione di modelli, milioni, certo, di marche, esistono anche a culla. Qui pescando da fermi non abbiamo bisogno di cose ridotte e leggere, perché si arriva e ci si ferma in una postazione. Però sì, il materassino deve essere fondamentale, d'obbligo, come deve essere d'obbligo anche un guadino. Bello grande, quindi testa larga. Allora, io per esempio, caso come questo, sì, il materassino che è anche facile da trasportare, può essere utile anche quando si va lungo i canali o in spot abbastanza urban. Una volta aperto si riesce tranquillamente a tenere anche al di sopra una carpa anche di grandi dimensioni. Bisogna poi riuscire ad avere anche il guadino grande, perché, esatto, senza di quello i pesci ovviamente facciamo fatica a inguadinarli, hanno tanto spazio appunto dove andare, quindi risulta anche difficile, certo, a volte riuscire a inguadinare con, certo, un guadino piccolo. Il discorso cooler che accennavi, in certi laghi è obbligatorio, quindi adesso noi in questo lago utilizziamo il materassino perché è consentito utilizzare anche materassini, esatto, semplici, bassi come questo. In certi laghi invece, ecco, lì bisogna sempre informarsi, esatto, capire se servono le sponde, se servono le culle, se serve il secchio per mantenere comunque la carpa sempre bella che è bagnata. Esatto. Poi, come diceva prima Gianpaolo, guadino, se avete un bel guadino testa larga da carp fishing, sì, è ottimo, altrimenti un normale guadino con la rete gommata, mi raccomando, sì, a testa larga, soprattutto quei guadini pensati per le grosse prede come possono essere il lucio, eccetera. Quelli da predatore. Da predatore, grandi, esatto, quello va benissimo, mi raccomando, manico sempre lungo perché non sempre le sponde sono comode e agevoli. E questo, diciamo, è il nostro setup che vi consigliamo per le vostre pescate in qualsiasi laghetto, che sia lago naturale, carpodromo o laghetto comunque specifico per la pesca.
questo è il nostro setup base. Quindi, poi quindi primavera, estate, diciamo, sì, che uno va a concentrare magari questa tipologia di tecnica nei periodi in cui magari la carpa in libera magari si sta riproducendo, esatto, magari uno va a spostarsi su questi posti dove magari la frega invece o è già finita o magari ancora deve iniziare, e allora uno si va a dedicare, magari anche per stare in compagnia. È un'ottima alternativa, esatto, è un'ottima alternativa, anche perché comunque laghetti ce ne sono praticamente ovunque, si può sfruttare l'occasione, come dice Giampaolo, per stare in compagnia, una grigliata, una birretta insieme, intanto si fa una pescata. C'è da dire che a me per esempio è capitato di far carpe anche nel periodo invernale, cioè quando andavo in laghetto magari a cercare la trota, sì, sul fondo, con l'imitazione del pellet, con l'imitazione dell'ovetto, quello che era appunto consentito nel lago, mi è capitato di incanare, sì, anche delle, sì, carpe. Sì, sì, sì. Quindi è una cosa che sì, si fa principalmente in questo periodo, però giustamente... Tutto l'anno, buono, naturalmente nel periodo invernale, sì, comincia a diventare un po' più difficoltoso andare su quei numeri, con le catture, fare catture frequenti, però spesso i pesci grossi girano sotto riva cercando cibo, e anche d'inverno riesce a fare comunque dei pesci notevoli, dei pesci in taglia. Allora, adesso cosa facciamo? Ah, niente, non ci resta che andare a pescare, ragazzi. Benissimo. Guarda, io prendo... Ottimo. Il secchiello del pellet. Io materassino, beh, oh, ci vediamo... Andiamo.